settimana scorsa abbiamo avuto un'esperienza, un'esperienza molto molto bella. E alla fine vi dirò cosa è stato il mio punto, come si chiama, il high point della settimana scorsa. E mi piacerebbe poter vivere queste esperienze sempre di più e con più persone. Così. Ora chiedo ad alcune donzelle di venire fuori, così Marcella, Silvia e Eleonora. Manca Rossana, ma era andata a mangiare un pelo in ritardo. Così togliamo, no, lasciamo una sedia che si arriva, se siede. Questo è un po' il gruppo, a parte qualcuno che ha detto qualcuno, senza fare i nomi. No. Elia, che c'è vicino a te, scusa? C'era anche lei, eh? C'era anche lei, c'era anche lei, c'era anche lei. Ed era in stanza con voi, giusto? Sì. Ok. Così sappiamo. Non te la svignare. C'è la sedia, se vuoi. Ora, se volete, si mettono le mani sotto le gambe, così non si vedono che tremano. Ah, ma noi le uniamo pregando, quindi... Va bene lo stesso. Sì, chiacchiereremo un attimino, ho preparato un paio di domande sulla quella che era la convention di Düsseldorf di settimana scorsa, no? Giusto per vedere che cos'è per le persone, no? Per le persone. Mi metto qua perché ho le domande, non le strappate, scusate. Così voi potete guardare avanti. Allora, io faccio la domanda, mi sono segnato chi voleva rispondere alle domande, no? Però me ne sono già dimenticato. Così, bravo, eh? Io faccio la domanda e poi voi rispondete, chi vuole risponda alla domanda. Okay. Sono cinque, non è che duri una cifra. Allora, prima cosa che è importante, che aspettative avevate? Perché spesso uno si fa pensieri strani in testa o altro. Quindi, chi vuole? Inizio io. Vai. Allora, io in realtà sono partita, avevo qualche aspettativa ma non sapevo ben definirla, perché poi doTERRA ti stupisce sempre, quindi erano abbastanza alte. Poi sono arrivata lì e proprio mi ha sconvolto in tutti i sensi, emotivamente, visivamente, era tutto molto bello, tutto molto interessante. Ho portato a casa proprio un bagaglio bello pieno. Proprio anche a livello mio emotivo, mi ha dato tanto. Grazie. Allora, la mia aspettativa, essendo la mia terza convention, perché sono andata la prima volta ad Amsterdam l'anno scorso a Londra e Düsseldorf, in realtà sono andata con il rotto della cuffia grazie a Davide, tre giorni prima ho deciso di andare. In realtà non avevo tante aspettative, ma quello che ho vissuto, che è stata la cosa più bella, è sempre trovare una grandissima competenza da parte dei medici, e l'altra cosa importante è trovare le persone che vivono con te quei giorni, che sono sempre delle persone che poi in particolar modo io proprio loro le ho scoperte, perché non le conoscevo, e sono sempre persone molto molto speciali, con delle vibrazioni particolari. Adesso dopo controlleremo se hai ancora il numero o l'hai già cancellato. Però grazie. Vuoi rispondere, Silvia? Io non avevo aspettative, perché ho vissuto tanti anni di aspettative e dispiace quando vengono tradite. Poi vengo da un altro network dove le aspettative erano sempre alte, a volte erano ripagate, a volte meno. Con doTERRA la cosa che mi è piaciuta molto è stata che non hanno una grande enfasi nel far vedere che sono arrivati, ma ci sono, loro sanno che sono arrivati, ma senza ostentare davanti al pubblico questa cosa, senza sbattere assegni in faccia piuttosto che queste cose qua. Ecco, questa è una cosa, una delicatezza che mi è piaciuta molto di doTERRA. Adesso rischiamo magari di ripeterci, oppure avete altre chicche. Che cosa vi è piaciuto di più di questi giorni?
Parto io? A parte il volo. Parto io, sono pronta. Intanto te ci pensi. La cosa che mi è piaciuta di più è stata nel Co-Impact Sourcing. Hanno presentato 4 persone di 4 paesi diversi. Bulgaria, Albania, che sembra una barzelletta detta così. Bulgaria, Albania, Grecia e Turchia. E queste persone sono, diciamo, rappresentanti che si frappongono tra doTERRA e coltivatori e hanno raccontato la loro esperienza di quando hanno proposto nei loro paesi questo progetto di doTERRA. E loro dicevano che appunto gli davano dei pazzi perché non esisteva da parte degli agricoltori il fatto di essere pagati in modo equo, in modo comunque a scadenza. E infatti c'era uno in particolare bulgaro che ha detto che ha parlato a un pubblico di un centinaio di persone, hanno accolto questo progetto 3 persone e a distanza di 3 anni, se non erro, erano in 300, quindi vuol dire che questa cosa è stata assolutamente presa come positiva negli anni, ovviamente. Quello mi è piaciuto veramente tanto. Invece per me è quello che a me è piaciuto in assoluto, geniale, secondo me è geniale. C'era questa famiglia di dottori, tra cui uno in particolare, che ha in qualche modo rivoluzionato un po' le mie idee, anche le aspettative rispetto agli oli, perché sta sperimentando un quarto metodo di applicazione degli oli essenziali, che è il metodo polmonare, attraverso una cosa che in realtà non è che faccia così bene come diceva lui, e quindi finalmente uno strumento che passa da una parte all'altra nel positivo, che è la sigaretta elettronica. Hanno costruito una sigaretta elettronica completamente di vetro, completamente con un vapore che non rovina gli oli, e di conseguenza c'è, quando ha detto questo per me mi si è aperto un mondo, perché soprattutto con i pazienti dove lavoro io, che ci sono tutta una serie di problematiche, per me è stata la cosa più bella in assoluto della convention, scoprire questo metodo. Grazie. Io concordo con Marcella, però mi collego a Silvia, nel senso che a me sono piaciuti tanto i progetti di hand, perché comunque arrivano in questi paesi e portano qualcosa che loro non hanno, qualcosa di cui hanno veramente bisogno, e noi comunque possiamo fare la differenza aiutando questa fondazione. Tra l'altro, tra l'intervento del bulgaro che diceva Silvia, mentre spiegava che cosa distillano loro anche, ha detto che però non mi ricordo il nome di un olio che non c'è ancora in doTERRA. No. E gli hanno detto, no, non puoi dirlo che olio è, perché sarà un olio futuro, però non mi ricordo che cosa. Invece il dottore che parlava, Marcella, lei non mi ricordo che aggettivo ha usato, però era un pazzo scatenato. Sì, sì, cioè, Einstein secondo me gli fa i baffi. Calcolate che doTERRA ha dovuto bloccarlo, dirgli più volte di no, perché voleva portare un cervello e sezionarlo, no, sul palco. Però l'ha portato il cervello, era strepito. No, di lei. Allora, giusto per farvi capire un attimino che personaggino era, insomma. Ok. Anche perché non poteva portarlo, solo nelle classi universitarie poi puoi tagliare il cervello. Ma secondo me lui... Domandina. Sì, vero. Altra domandina, che qui si può spaziare molto su questa domanda. Che cosa avete portato a casa? Non borsette o... Cioè, no, cioè... penso me l'hai ancora portato tu. Allora, io ho portato a casa il fatto di essere orgogliosa di far parte di questa famiglia che è doTERRA. In particolare proprio sentivo la motivazione e l'unione che c'era lì, eravamo 6.000, quanti eravamo? 5.000? Sì, 5.000 qualcosa. Era una cosa proprio molto coinvolgente, persone inglesi, tedesche, italiane, c'era una cosa che univa tutti ed era fantastico. Poi beh, anche i Lehand e tutti questi progetti sono stati una parte che mi hanno colpito molto. E quindi io credo che davvero un po' il motto che era cambiamo il mondo una goccia alla volta mi è piaciuto molto. Sì, mi ho portato a casa proprio molto. Allora, io ho portato a casa veramente tantissime emozioni, tante.
di tutti i tipi, ma quello che mi sono portata a casa di più di tutti, e forse quello che avevo più bisogno, è il fatto che già io ho una filosofia che ogni giorno bisogna fare qualcosa di nuovo, però in una piccola dose. Invece, grazie invece a una persona che è seduta laggiù, che non vuole venire qua, mi ha coinvolto a sentire ben 8 ore di lezioni in inglese e io non so una parola di inglese, non una. Le ho registrate tutte e poi ho detto vabbè, l'inconscio registrerà, sentirò, capirò qualcosa, ed è stata la cosa che a me ha riempito proprio lo zaino, perché sono ritornata e ho deciso che vado a studiare l'inglese. Quindi, dicevo, parlo con le persone che conoscono bene Marcella. Se dice alla convention mi hanno detto ho capito questo, un'aura di dubbio ci può stare. Ma l'inconscio è adesso c'è quello, poi dopo vi faccio vedere. Rispondo io. Allora, se vuoi, Silvia. Sì, mi sono portata a casa buoni rapporti che dureranno, penso, a continuare. Mi sono portata a casa un sacco di informazioni nuove che posso condividere con le persone, e questa cosa mi arricchisce tantissimo. E soprattutto mi sono portata a casa il fatto di poter dare un servizio ad una persona o a tante persone senza per essere, come si dice, nel rispetto dell'altro. Cioè io ho tante informazioni, posso condividerle, posso darle, però quello è, poi le persone hanno loro da fare il loro, non è che posso fargli il lavaggio del cervello per fare questa cosa, per utilizzare gli oli. C'è una domanda un po' strana, l'ho scritta io, okay. Gli altri hanno iniziato Claudia, problema. Questa l'ho scritta io, no. Cosa, come vorreste fosse la prossima convention? L'ultima. No, non è l'ultima. No, non è l'ultima. Come vorrei? Questa è stata così? Assolutamente come vorrei. Fantastica, quindi non potrei pensare di averne una migliore, è stato bello, è stato, non lo so, così è okay. Perfetto. Capisco che la domanda era stupida. Esatto. No, non era stupida. No, beh, forse qualcosa di meglio si può sempre migliorare. Secondo me una cosa che si può migliorare è la traduzione con i termini corretti, con i termini corretti di alcuni termini tecnici rispetto all'anatomia e rispetto ai nomi degli oli. Okay. Non c'è il limoncino negli oli, ma il limonino. Beh sì, tipo una roba, non volevo proprio dire tutte le cose messe proprio così, Claudia, ma... se andate con le signore, se... Yeah, that's what we got. Prossimo anno capisco, John. Se avete 30.000 persone come ci sono state negli Stati Uniti la volta scorsa, avrete più già. Che va bene. Okay. Avremo imparato l'inglese, penso. Ok. La domanda è questa, quella che vi piaceva. Okay. La convention in una parola. Superlativa. Al di sopra di tutto. Esplosiva. Prima. Okay. Io invece, per me la parola della convention è grosso come una casa, speranza. Speranza a tutti i livelli. Dal livello della terra, che ci hanno fatto vedere un filmato stupendo dove riescono a raccogliere l'acqua e portare di nuovo la natura anziché il deserto, quindi dal terreno, dai coltivatori, dalla felicità dei coltivatori che la coltivano, dalla felicità, secondo me, anche delle persone che non solo perché sono pagate, ma perché a loro poi danno gli oli e li fanno sentire, come esattamente come li sentiamo noi,
e quindi ogni volta che io metto una goccia sulla mia mano o sul diffusore mi viene sempre in mente il filmato, il viso di qualcuno di queste persone per i progetti, perché sicuramente portano speranza, e soprattutto un intervento di questo ragazzo mutilato che camminava con le mani, però poi quando si è seduto le gambe ce l'aveva, e hanno fatto un progetto fantastico, che noi compriamo un braccialetto, ci sembra un semplice braccialetto, ma in realtà dietro a quel braccialetto c'è un lavoro enorme di una come noi, perché è una wellness advocate, di 20 anni di lavoro in questo paese. E la speranza che io ho nel mio profondo del cuore che questo mondo può essere migliorato e noi possiamo fare tutti quanti la differenza. Quindi io mi sono portata a casa, secondo me potevano chiamarla Speranza e andava bene. Convention Speranza, tra parentesi. Come si chiamava? Chi? Mi sogno tu. Discovery. Bravissimo. Ok. Perché lei mi fa pure le domande a Travello. No, perché pensavo come si chiamava. Allora, questa l'avete già un parte risposta. Che oratore vi ha colpito di più? Cioè tu, il tuo dottore, che poi ha la famiglia di dottori. Tutta la famiglia, veramente tutta la famiglia. A me ha colpito questa signora Sabine, che non mi ricordo più il cognome, che ha parlato della sua vita e un po' travagliata, trambustata, e diciamo che gli oli nei suoi confronti hanno fatto veramente l'hanno aiutata molto a indirizzare quello che è la sua vita, per dare un'impronta e soprattutto per darle veramente significato. Quindi mi è piaciuta molto. Bene. Puoi rispondere? Mi ha fregato la risposta, però. No, mi è piaciuto molto quando hanno invitato appunto questo ragazzo che diceva Marcella, adesso non mi ricordo il nome. Ma come fai? È un ganga. Non mi ricordo il nome, però quella è stata la cosa che mi ha colpito di più. Non me lo aspettavo lì, no? Forse è arrivato proprio pam così e mi ha lasciato anche un attimo, piangevo perché non... Infatti tutti. Ho visto che poi c'era ancora la sua storia sulle brochure che ci hanno lasciato e proprio mi è rimasto dentro. Io ricordo anche perché non te lo aspetti, noi non eravamo attaccati al palco, eravamo più là e guardavamo il video E non c'era nessuno. Hanno annunciato questa persona e non c'era. E dice, oh, ma arriva o non arriva? Non c'è. E poi invece è arrivato, però appunto cammina sulle mani, ha le gambe per non camminare. Cammina in ginocchio perché questa parte qui non può reggerla perché gliel'hanno spezzato. Così spezzato appunto questo. È stato toccante anche all'arrivo, insomma. Sì, perché l'abbiamo visto nel video, però non ti aspetti che lì, averlo lì è stato... Poi quando ha iniziato a raccontare la sua storia è stato veramente... A me ha colpito tanto, è stato... E questi sono tutti i progetti Healing Hands. Giusto perché capiate il valore che hanno queste cose. Grazie mille. Le 5 domande. Grazie a voi.